Buongiorno Michela, sovraccarichiamo un altro po' la linea oggi, vediamo un po'. Avvio registrazione, ok, sta registrando. Comunicare a tutti che la registrazione è in corso. La registrazione è in corso. Quindi non dite cose oscene o nomi attivi di utenti barra clienti. Dunque, siamo arrivati l'altro giorno a precursori dell'osservazione. Quindi oggi ci rimane da guardare sto bambino o bambina. Stiamo considerando la fascia 0-6, ok? Fascia infantile. Quindi, stavo pensando l'altro giorno cosa dirvi su come impostare l'osservazione. Perché il mio modello di osservazione è un modello relazionale, quindi non è un modello cognitivo-comportamentale o con protocollo. In altri termini, quello che interessa a me fondamentalmente la relazione. Quindi, prima che ci infiliamo dentro sul discorso relazionale, conoscete Stern, Daniel Stern, l'intersoggettività? L'avete mai letto, mai studiato? No? No? È un no generale, ok. Fatevi un appunto grosso così, Daniel Stern. La nascita dell'intersoggettività, un manualotto bello corposo, e io penso che sia una delle teorie più interessanti a livello di sviluppo umano che abbiamo fino ad oggi. Sostanzialmente, Stern dice che il bambino nasce già predisposto a entrare in relazione, entra in relazione subito. Quindi questa cosa rispetto al mio modello di visione della pedagogia va perfetta. Ho la stessa visione, cioè per meglio dire, ho la visione di Stern. Diamo a Stern ciò che è di Stern. Ti siete dati una ripassata, una lettura in modelli di attaccamento? Sì, ci siete? Sui quattro modelli fondamentali almeno, quelli iniziali. Facciamo un salto indietro, dunque, 0-3 mesi, partiamo da un bimbo proprio piccolo piccolo. Discrimina, secondo voi, o secondo la vostra esperienza? Discrimina le relazioni, intendo. 0-3. 0-3. Buongiorno. C'è qualcuno lì dietro? Ditemi, che idea avete di un bimbo 0-3 mesi? Cioè, sul discriminare le relazioni, cosa intendiamo? Cioè, nel senso, se percepisce la differenza tra la madre e altre figure di riferimento, in questo senso? Si discrimina la relazione. Una domanda difficile. Riconosce la madre come figura, però in realtà, boh, cioè. Fatto un dubbio. C'è una differenza tra discriminare un oggetto fisico e discriminare una relazione grossa, enorme. Quindi, che idea vi fate? Colleghi, mandate in crisi con la domanda, Non nasce il dubbio. con la prima domanda, così, pam. No, 03 non discrimina un neonato, ok? Non ha capacità di discriminare a livello relazionale. Inizia a svilupparla dai 3 ai 6 mesi. Ma Ok? questo perché non si distingue dagli altri, cioè in questo senso? Cioè Se lavora. non ha la percezione di essere un'entità a sé stante, no? Diciamo che se vogliamo metterla da questo punto di vista, che è una forma molto psicologica, il nucleo del sé è cosiddetto emergente. Quindi, prima di arrivare a una separazione e individuazione, questa è la teoria di Mary Ainsworth, scusatemi, ok, mi verrà in mente di chi è questa teoria dopo, perché adesso mi vengo in mente la Ainsworth, ma no. Ok, prima di arrivare a quel punto lì,
c'è una fase cosiddetta di autismo normale, ok? Dai 3 ai 6 mesi il bambino inizia a diventare sempre più competente a discriminare la relazione. Tanto è vero che poi arriviamo ai 7-8 mesi che succede una cosa drammatica fondamentalmente. Sì. C'è una sorta di quasi di regressione, nel senso che c'è non percepisce la paura dell'estraneo rispetto alla madre e alle figure di riferimento? No, a 8 mesi nasce la paura dell'estraneo. Sì, cioè. A 8 mesi abbiamo la sicurezza che discrimina la relazione, esatto. Assolutamente, e quindi in grado di non solo di capire, ma anche di sintonizzarsi. No, non è Spitz, l'autrice a cui faccio riferimento. Separazione e individuazione, la teoria di aiuto. Madonna, ce la posso fare? Mi verrà in mente, mi si riattiva il neurone dopo il caffè, ve lo dico, una colonna portante dell'Infant Research. Quindi arriviamo agli 8 mesi, dove questo bambino è in grado di capire benissimo chi è la madre e chi sono i cosiddetti estranei. Quindi è la prima volta che vediamo in un infante, in un neonato, una reazione avversa nei confronti di una relazione. Ecco perché prima vi dicevo, non c'è questa discriminante, cioè chiunque prenda in braccio il bambino prima, il bambino comunque ha delle risposte primarie di solito di sorriso, non discrimina chi lo prende. Provate a prendere in braccio un bambino di 8 mesi. Che non vi conosce, cioè, prima cosa che vi fa, vi guarda malissimo, perché vi guarda proprio male, cioè lo vedi che sta tentando si sta chiedendo, ma questo chi è? Questa cosa per me è una cosa macroscopica, perché io ho la barba, e quindi è un qualcosa che per un neonato diventa una roba strana da capire. È abituato a una configurazione di 2 occhi e una bocca liscia, una configurazione materna. Arrivo io con il mio bel barbone sorridente. Praticamente penso che un neonato a questa età mi veda come lo stregato, ok? Veda un qualcosa di aggressivo. La reazione è chiara, quindi si impaurisce la configurazione di paura, l'emozione di paura, e quindi poi la reazione è avversa. Tutta questa roba qua ci serve. Mahler, ok, ce l'abbiamo fatta. Grazie Carlo, Mahler. Margaret Mahler. Ok, una volta che mi si attiva il cognome, mi si attiva anche il nome. Mi ricordavo Margaret, non mi ricordavo Mother. Ok, separazione e individuazione. Dunque, a cosa serve a noi tutta questa cosa? Serve per capire cosa possiamo poi andare a vedere. Poi vediamo in pratica cosa osserviamo. Quindi arriviamo agli 8 mesi, si passa da un legame per il quale noi siamo biologicamente strutturati, a una relazione, che è una cosa ben diversa. Le relazioni hanno una serie di elementi fondamentali. Se pensate a una relazione, quali sono le caratteristiche che vi vengono in mente? Che caratteristiche deve avere una relazione per voi? Beh, la reciprocità mi viene in mente. Ok, assolutamente sì. Quindi io faccio qualcosa, ma qualcun altro fa qualcosa con me. Ok. Questo è fondamentale. Poi, che altro? Ancora un pezzetto prima deve esserci il fatto che io so di essere un individuo e l'altro è un altro individuo. Ok. Si è spiegato bene, però. Quindi ci devono essere due sé. Due individui, okay. Due individualità, esatto. Due sé a contatto, se vogliamo mettere in maniera. Sì, che è il passaggio precedente. Ok. Poi, rimanendo sulla relazione, che caratteristiche deve avere? Senza audio, Simone. Ok. Ci deve essere comunicazione nella relazione, non per forza comunicazione verbale, ma comunque una forma di comunicazione. Ok, sì. Io reciproco. Perfetto. Sì, fondamentalmente sì, ci deve essere una interrelazione. Che caratteristiche deve avere perché si crei un legame? Beh, adesso forse è banale, però
creo una relazione con qualcuno, se ho interesse nei confronti di quella persona e se provo affetto, se provo un qualche tipo di interesse. Cioè non deve essere per forza una relazione amorosa o una relazione affettiva, però non so, ci deve essere qualcosa che ci accomuna, che ci leghi. Perché anche in una relazione di lavoro, per esempio, perché mi viene in mente poi, non sono obbligata a farmi piacere nessuno al lavoro, però abbiamo un obiettivo comune, cioè quindi c'è qualcosa che ci fa interagire. Ok, qui siamo già a un livello adulto, quindi c'è il concetto di motivazione che è fondamentale. In un bambino diamo per scontato che la motivazione al contatto ci sia, perché ce l'abbiamo a livello proprio biologico. Il minimo comune multiplo a livello relazionale qual è però? Quali sono le caratteristiche per poter dire ok, questa è una relazione? Stamattina sono omicidiale, mi sto tartassando. Allora, provo a dirvi il mio parere da questo punto di vista. Le tre C... Questa qua è una teoria col bollino, se ve la rigiocate, il bollino C è Cavagna. C di Cavagna. La C di Cavagna. Per me è una relazione contraddistinta da costanza, coerenza e continuità. Quindi, perché si instauri un legame relazionale ci vuole costanza, tempo. Non so se avete presente i genitori che fanno il genitore in un weekend. Questo per noi è abbastanza interessante. Qualcuno qua potrebbe dire è meglio la qualità della quantità. Una volta che il legame è instaurato posso anche essere d'accordo, ma in fase di creazione la continuità fa tanto, perché fa quello che Winnicott definiva un ambiente mediamente prevedibile. Avete presente un bambino di cosa ha bisogno? Di routine. Se tu cambi la routine, come anche una persona molto anziana ad esempio, c'è più difficoltà a gestire il rapporto con l'ambiente e quindi innesti una crisi. Questo funziona anche ad esempio con le patologie a basso funzionamento come i deficit cognitivi o l'autismo, dove devi creare un ambiente che sia prevedibile. Funziona anche con la ADHD, perché se tu continui a infilare stimoli nell'ambiente, la reazione della persona è ovviamente differente. Quindi, continuità, coerenza. Coerenza in che senso? Nel senso che riprendiamo il nostro neonato di 6 mesi. Come mezzo di comunicazione ha il sorriso e il pianto. Quindi sorrido quando sono felice, sto bene, piango quando c'è un qualcosa che mi crea un disturbo, un disagio, un danno. Cosa succede se io neonato piango e nessuno mi accudisce? Quello che i cognitivi comportamentali conoscono benissimo, l'estinzione del comportamento. Il comportamento non è più funzionale, io smetto di emettere il comportamento, però questo mi crea un grosso danno. Questo ci dice anche un'altra cosa, che più la relazione è disturbata in un'età infantile, più avremo delle patologie gravi a livello relazionale. Poi dopo, se volete, magari ci diamo un'occhiata alla parte psicopatologica. Costanza, coerenza, continuità. Altro cavallo di battaglia dei cognitivo-comportamentali, non lo intendo solo come il rapporto diretto tra uno stimolo e una risposta, ma continuità anche corporea, anche prossemica e anche metacomunicativa. Esempio banale che faccio di solito, pensate a litigare con una persona faccia a faccia, litigare con una persona al telefono. Stai sempre litigando, ma stai litigando in due maniere totalmente diverse. Molto probabilmente al telefono la cosa diventerà molto più critica. Perché? Perché noi siamo fatti per comunicare principalmente a livello corporeo. Quindi, principio di continuità. Io lo vedo da un punto di vista sostanzialmente relazionale e corporeo.
E da questo punto di vista una cosa interessante è la difformità che abbiamo tra l'educazione femminile e quella maschile. Il bambino nasce e mamma lo culla subito, lo allatta al seno, lo manipola, fa quello che gli inglesi e anche gli americani chiamano handling. Lo manipola letteralmente. Lo cambia, lo culla, lo abbraccia, gli fa il bagnetto, e questa è la parte femminile. Poi c'è la controparte maschile. Non so se vi è mai capitato di avere genitori uomini in consulenza. Una delle cose che a me hanno ripetuto più spesso è: ma io non lo prendo in braccio perché ho paura di fargli male, oppure non lo prendo in braccio perché lo rompo addirittura. Di solito gli uomini sono un po' più grandi fisicamente delle donne, le mani sono più grandi, però è interessante l'idea che hanno di questo neonato a cui si stacca la testa, ad esempio. Non so se ci avete mai fatto caso. È chiaro che un neonato di 2-3 mesi non ha il controllo del tronco, cioè se tu lo tiri su così, poi lo fa, trac, gli casca la testa con un pupazzo. Ecco, a me spesso volentieri mi è capitato il papà. No, non lo prendo perché gli casca la testa. Sì, la testa gli casca, infatti gliela devi sorreggere, ma non è che una volta che la testa cade poi gli rotola per terra e tu hai ammazzato tuo figlio. Ci sono tutta una serie di cose che sono interessanti da questo punto di vista e sono fondamentali poi, perché se noi escludiamo che il padre tocchi il bambino, significa che tutto il carico della gestione infantile ricade sulla donna. Non è poca. Beh, se posso intervenire, credo che sia, cioè, vabbè, credo che sia, non sono, cioè, sono certa che sia anche, soprattutto un retaggio culturale, nel senso che questo è quello a cui siamo abituati, a padri che si occupano e si sono sempre occupati di altro, no? E non di sicuro della cura dei figli. Però è anche vero che, se, cioè, almeno, vabbè, forse è la mia esperienza, però tanto sta cambiando, secondo me adesso c'è molta più consapevolezza anche da parte dei padri e delle famiglie in generale, e quindi c'è anche un riappropriarsi della figura paterna, dell'aspetto della cura, che secondo me insomma, è fondamentale, sia per dividere il carico, come stava dicendo, ma anche proprio per non sentire più i padri dire: ah sì, adesso che ha 2 anni finalmente io conto qualcosa e posso fare qualcosa. No, potevi farlo anche a 2 giorni di vita. E quindi. Su questo concordo in pieno. Paghiamo lo scotto, vi parlo da uomo, di 9 mesi di ritardo, tra le altre cose, che non è poco. Un padre diventa padre nel momento in cui ha un bambino davanti. Una donna diventa madre subito, ok? È già madre. Noi arriviamo dopo e a volte arriviamo in maniera un po' traumatica su questa cosa. Non so, sicuramente ne abbiamo parlato, ma l'esempio del parto, un grande classico, no? Io ho avuto tantissime coppie di: ah no, padre, io sicuramente entro durante il parto, voglio vedere il mio figlio nascere. Perfetto. E poi invece il figlio non l'ha visto nascere perché l'abbiamo coperto per terra. Ho anche cose più assurde, cioè il padre che faceva il filmino, quindi non un padre, un cameraman, delle cose abbastanza curiose. Nel frattempo mamma era impegnata a fare quello che doveva fare, cioè mettere al mondo un figlio. Mamma era dove doveva essere a fare quello che doveva fare. Papà, ok. Poi ci sono chiaramente anche i padri che viene un coccolone, però stanno in piedi, non è che sono tutti così, però è abbastanza, come dire, divergente la reazione rispetto al momento. C'è anche tutto un immaginario rispetto al parto maschile e femminile che è tutto diverso. Una donna sa benissimo che ti riempiranno di aghi in ogni vena che hai a disposizione, sai benissimo che starei malissimo perché già è 9 mesi che ci stai prendendo le misure. Per papà il parto è una roba da TikTok, no? Cioè è tutto molto bello, un accidenti, è un interventaccio chirurgico mica da poco.
Se poi ci dovessimo spostare sul lato psicologico, la componente sessuale succedanea, successiva, deve tener conto anche di quello che hai visto e va gestita, non esattamente come, ah, ok, adesso siamo io, lei, il bambino e da domani siamo punti a capo. No, non funziona proprio così. Dopo un parto c'è un bel periodo di assestamento. Se posso, una cosa secondo me da considerare del parto e quindi del post è anche che potrebbe cambiare, secondo me, le prospettive familiari anche a livello di futuri concepimenti. Cioè, non è così scontato perché magari ci si era fatti un'idea familiare e poi dopo un evento che potrebbe essere per alcune donne particolarmente pesante, perché ci sono parti anche traumatici, insomma, abbastanza, potrebbe, una donna potrebbe per molto tempo o magari per sempre cambiare anche idea sulle prospettive familiari che si era fatte. Questo potrebbe creare anche delle criticità importanti, perché è una prospettiva, cioè l'uomo magari dice, ma insomma io avevo un'idea, però questa idea va poi ricontrattata, quindi non è scontatissimo, cioè è un aspetto delicato anche questo, credo. Assolutamente sì, ma non è scontato per niente, anche perché poi giriamo come la giriamo, il grosso carico della genitorialità ricade sulla donna. Poi ci possiamo dire che stiamo facendo del movimento di riavvicinamento, stiamo tentando di riprendere un ruolo più attivo, tutto quello che vogliamo, ma la figura maschile è comunque supportiva alla diade. Parliamoci chiaro, 9 mesi non me li faccio io, i 30 punti dopo il parto non me li subisco io, il mal di schiena cronico, l'aumento di peso, la differenza anche nel vedersi allo specchio non me la subisco io. Se la subisce la donna, poi ci sono donne che sembra che non abbiano partorito 2 giorni dopo, per carità, va di lusso, comunque il parto sempre l'hanno fatto. In scala di dolore il parto è 1, giusto per essere chiari. Il che mi mette personalmente immediatamente al riparo da provare mai un dolore del genere. Io non proverò mai il dolore di un parto. Il massimo di dolore che posso provare io, speriamo di no, è spaccarmi un femore, che è a livello 2 in una scala di dolore. Quindi significa già che le donne sono molto più resistenti di un uomo, biologicamente, e che io quel livello di dolore non ce l'avrò mai. Anche perché il femore è, come dire, brutto esempio, te lo spacchi, si spacca. Un parto, un travaglio può durare anche 24 ore. Non è la robettina che è fatto. No, non è proprio così. Se poi vogliamo parlare, Martina, di tutta la parte sessuale, lì si apre un capitolo mica da poco, perché abbiamo lui che ha la stessa libido di sempre, probabilmente anche contratta da diversi mesi di rapporti più limitati o di astinenza totale, e lei che, un po' perché è in postparto, quindi la prolattina abbatte la libido manetta, un po' perché chiaramente quel neonato da lì è uscito, forse ci sono delle idee diverse da questo punto di vista, ok? Quindi questo muta molto a livello di coppia. Non sei più una coppia, io e te, siamo io e te e nostro figlio. Quindi sono grossi mutamenti. Tutta sta roba ce la diciamo perché non interessa da vedere. Quindi siamo arrivati ai nostri 7-8 mesi. Questo bambino ha la paura dell'estraneo, che gli passerà o le passerà entro un paio di mesi, un anno circa, ok? Teniamo a mente anche le tappe di sviluppo motorio di questo neonato. Mentre a 7-8 mesi la paura dell'estraneo è funzionale, perché il bambino non è in grado di scappare. All'anno di età, quindi 12-14 mesi, è in grado di allontanarsi da uno stimolo negativo. Un bimbo che cammina si mette dietro i genitori, ti guarda e fa la curva, e si mette e da dietro le gambe ti guarda. Se questa cosa la vogliamo rapportare al mondo animale generale, lo fanno tutti i cuccioli.
vanno di solito dietro la madre o dietro il branco, e il branco protegge. Non so se avete mai visto gli elefanti da questo punto di vista, che hanno una struttura cognitiva molto avanzata. Gli elefanti proteggono i cuccioli sempre. I cuccioli che pesano tipo 500 kg, cioè sono 300, 500, sono delle cose enormi. Però avrete sempre gli elefanti adulti fuori dal cerchio, che fanno il cerchio, e i cuccioli dentro. Quindi questa cosa non è una roba solo nostra, è proprio evolutiva mammiferi. Ok, da questo punto in avanti, a livello relazionale, c'è un periodo che va da 1 a 3 anni circa, in cui si struttura in maniera sempre più stretta il legame, ma di fatto abbiamo un legame con le figure primarie, non abbiamo relazioni. Le relazioni, di relazioni possiamo iniziare a parlare dai 3 anni. Dai 3 anni si strutturano relazioni anche esterne, in che senso? Nel senso che il bambino a questo punto, la bambina, ha delle preferenze. 3 anni è l'inizio della scuola dell'infanzia, solitamente. E chi ci ha lavorato con i bambini di questa età sa benissimo che hanno delle preferenze relazionali. Giocano prevalentemente con. Il che significa che non solo hanno chiaro il nucleo del sé, cioè io sono io, quindi mi differenzio da tutto il resto, ma inizio anche a capire che quello, come diceva Martina prima rispetto alla relazione adulta, ha qualcosa in comune con me. Ho bisogno di fare un passo indietro. Entro i 3 anni, ho capito bene, non parliamo di relazione, ma di legame? Sì, fondamentalmente sì. Che ha una componente molto più biologica e molto meno relazionale. Ok. Ok, ho capito. Perché i 3 componenti, costanza, coerenza, continuità, sono più stabili dai 3 anni? Sono interiorizzati. Ok. Non so se ci siete su questa cosa. Adesso ci vediamo un attimino gli stili di attaccamento, così la mettiamo su bolbi e ci diventa molto più semplice. Ok. John Bowlby, ve lo ricordate? 1958, teoria dell'attaccamento, se non mi sbaglio. Leggetevelo se avete tempo e voglia. Legame, attaccamento, attaccamento e perdita. Sono 3 volumi, non mi ricordo precisamente i titoli, però funzionano così. Dopo Bowlby abbiamo Mary Ainsworth, che ha ideato la Strange Situation, che è una modalità di rilevare con una procedura sperimentale l'attaccamento. Fondamentalmente abbiamo 4 tipi di attaccamento, ve li ricordate? Ci ha fatto fare la tesina, per forza ce li ricordiamo. Ci siete su quello? E su questa cosa riuscite a riportarla a livello di sviluppo che stiamo vedendo adesso? Allora, costanza, coerenza, continuità significa che molto probabilmente svilupperò un attaccamento sicuro. Sì. Attaccamento sicuro significa fondamentalmente che il bambino ha una o vive un processo di autonomia. L'autonomia è funzionale allo svincolo. Cosa sto provando a dirvi in altri termini? L'oggetto fondamentale dello sviluppo è l'autonomia per quanto riguarda gli organismi superiori, i mammiferi, la specie umana in particolare. Più io ho un attaccamento sicuro, più riesco a svincolarmi dalle figure di supporto. Più le figure di supporto invece risultano in un'altra maniera, più il bambino avrà necessità costante di supporto da parte degli altri. Le altre forme di attaccamento sono tutte insicure, fondamentalmente. Quella evitante significa che l'ambiente di relazione con cui è entrato in contatto il bambino è un ambiente o trascurante o aggressivo addirittura. Quindi il risultato qual è? Che io evito il contatto, io bambino. Quindi evito di avvicinarmi anche ai caregiver, perché magari dall'altra parte mi arriva un colpo. Il risultato qual è?
vi faccio una proiezione psicopatologica in avanti di un po' di anni, avremo un adolescente che avrà un'enorme difficoltà a entrare in contatto con i coetanei. Probabilmente sarà aggressivo o probabilmente sarà depresso. Quindi il rischio è o che faccia del male o che si faccia del male. Vi sto parlando di un attaccamento precocissimo, quindi tra 0 e 4 anni più o meno. Un attaccamento di tipo ambivalente, quando lo sviluppo, quando le figure di riferimento una volta dicono no e una volta dicono sì. Questo è un grande classico a livello educativo del nostro periodo, anche dei genitori non psicopatologici. Ne avevo in studio due ieri sera. Rientrano stanchi dal lavoro, hanno una bimba di 6 anni. La mamma parla con la bambina, papà gli dà il telefono, perché a cena lui vuole guardare il TG in silenzio. Questa è una comunicazione ambivalente, perché la bambina non capisce più come relazionarsi. Tanto è vero che quando la madre le ritira il telefono, si oppone. Tanto è vero che il padre sta perdendo l'abitudine di parlare alla bambina. E infatti ieri mi ha detto la famosa frase, quella fatidica, e quando sarà più grande faremo. Quando sarà più grande non farete, perché non avrete più possibilità di fare, ce l'avete adesso. L'ultimo è l'attaccamento disorganizzato, che è tipico delle psicopatologie. Quindi di un ambiente che non sia né coerente, né costante, né continuativo. Pensate a una madre schizofrenica, ad esempio, quindi con una grave psicopatologia, oppure il figlio di due tossicodipendenti, oppure il figlio di due persone con una depressione. Molto strano che abbia due genitori con depressione, di solito ce n'è solo uno dei due, però insomma, il risultato è quello, ok? E siamo arrivati ai 3 anni, più o meno qua. Posso fare una domanda? Il discorso dell'attaccamento, come lo vediamo? Cioè, come lo vediamo nei momenti in cui ci sono gli ingressi nelle scuole, cioè tipo il bambino che entra all'asilo, il bambino che entra alla scuola dell'infanzia, e come può essere magari accompagnato questo momento per una famiglia, no? Cioè, quindi una famiglia che si trova magari a fare questo tipo di percorso, io professionista come posso aiutare in questo senso? Posto l'attaccamento che c'è stato finora? Posto l'attaccamento. Allora, che più o meno è tutto quello che faremo oggi, questo, Martina. Spoiler su. Vi faccio fare un salto di altri 2 anni e poi vi chiedo una cosa fondamentale. Allora, dai 3 ai 6 anni iniziamo a strutturare relazioni. Che significa anche consolidare il fatto che io mi aspetti qualcosa dagli altri. Ci siete su questo? Una relazione è fatta di meta lettura del contesto, di teoria della mente, famosi neuroni specchio, rizzolati, gallesi, eccetera, eccetera, quindi il substrato neurobiologico, e le mie aspettative cognitive ed emotive rispetto all'altro. Diventa una cosa piuttosto complicata. Ora, venendo a noi, domanda di Martina. Facciamo proprio un caso pratico. Viene da me questa coppia che dice che la bambina, questa bimba qua in questo periodo, ha terrore di morire. Questa bambina? 6 anni. Perché è successo qualcosa. 6 anni, una bambina che ha paura di morire, un po' particolare. Come organizzereste l'osservazione? Ci ragioniamo un attimo. Chi vedreste quindi? Con quale sequenza e come e con quali obiettivi?
Non so, a me viene da partire dall'obiettivo. Cioè, per me l'obiettivo è... Ma io l'obiettivo comportamentale mi adoro. Però è un obiettivo... No, nel senso che secondo me l'obiettivo è che i genitori riescano ad accogliere questo sentimento, che non è così scontato, cioè nel senso che a volte quando i bambini, non so, portano delle cose che un adulto non comprende, cioè comunque che a un adulto sembrano cose piccole, questa non lo è, però in generale si tende a volte un po' a sminuire o non accogliere completamente l'emozione, il sentimento. Quindi io aiuterei, cioè per me l'obiettivo è che i genitori capiscano l'importanza di accogliere questa paura, questo sentimento, e che aiutino la bambina a raccontarlo, no? Insieme, a cercare di raccontare, partendo dal presupposto che io non conosco il perché, però magari se loro lo sanno siamo già a cavallo, però, e riraccontarsi l'episodio eventualmente che ha creato questa paura, insomma, cercare un po' di accompagnarli a restare nella cosa, a navigarci, ecco. Interessante questo punto di vista. Qualche altra idea? Una cognitiva comportamentale atipica. Lo sapevo, infatti è per questo che mi è venuto da ridere, perché sapevo di essere partito dall'obiettivo, ma era un obiettivo diverso, strano. Molto, molto strana. Sono un po' bipolare, no? No, non proprio bipolare. Ditemi, che altro? Dai, se mi viene... vedere sia la coppia che la bambina. Perché? Allora, la coppia sicuramente la dobbiamo vedere, perché sono loro che vengono a porterci questo bisogno, e anche per capire il tipo di relazione, sia indirettamente dalla loro narrazione, ma poi forse valutare la strada dell'osservazione diretta, anche se condizionata dalla nostra presenza. E l'obiettivo qual è? Capire perché la bambina ha paura di morire e trovare una strada. Perché lei stia un po' meglio, perché immagino che non stia bene la bambina che ha paura di morire. Direi di no. Angela, che io non vedo, però c'è, e ha una mano su. Dov'è Angela? È comparsa Angela. Buongiorno Angela. Buongiorno. No, stavo pensando, cioè spesso capita che magari i bambini abbiano queste domande un po' esistenziali, però magari siccome anche sulla base di quello che stavamo dicendo prima, no, sulla relazione, sulla base sicura, cioè magari potrebbe essere utile osservare il tipo di attacco che ha il bambino per capire se appunto magari è un attaccamento non sicuro, e quindi la sua è semplicemente una paura di essere abbandonato, o magari deriva da questo, quindi non so se può essere qualcosa di utile, insomma. Quindi un po' quasi replicare una strange situation, però chiaramente non così strutturata, ma magari osservare cosa succede nel momento in cui, insomma, c'è un abbandono, tra virgolette, della figura di riferimento. Ok, la strange la lasciamo agli psicologi, che se la gestiscono loro. Noi, a livello PEDA, come ce la gestiamo? Infatti, cioè, sarebbe stata la mia domanda a questa osservazione, nel senso che io sono d'accordo con quello che diceva Angela, ma la trovo una cosa un po' psicologica, cioè io da pedagogista, ok, posso capire che tipo di attaccamento c'è tra genitore e figlio, ma fondamentalmente non è che vado a cercare di modificare, cioè io devo creare una situazione educativa, no? Che possa
aiutare questa famiglia a, se vogliamo, anche a migliorare l'attaccamento, cioè perché no, cioè, se notiamo che c'è qualcosa che non ha funzionato, però in termini di, non so, andare a ricostruire un po' quali sono le loro abitudini, no? Allora a questo punto, se il problema è l'attaccamento, capire che cosa fanno insieme, cosa fa insieme questa famiglia, come gestisce il suo tempo libero, come gestisce appunto i suoi momenti relazionali, e da lì ripartire. Però con la paura di morire, cioè non lo so, è un po' tanta roba, e non so bene collegarla con il discorso paura di morire, se non, come diceva Angela, è una paura dell'abbandono, però sì, avevo paura che si entrasse un po' troppo nello psicologico, e quindi, boh. Però non potrebbe essere, cioè, un qualcosa di PEDA, aiutare i bambini, i genitori ad avere consapevolezza di quello che è il loro diciamo, stile genitoriale, quello che potrebbe poi, che effetto potrebbe avere nel proprio figlio. Quindi semplicemente come empowerment dei genitori. Un paio di notazioni su quello che state dicendo. Siete passati da io vi porto il caso di una bambina e voi mi parlate del nucleo. Punto numero uno. E seconda cosa, Martina è partita col chiedersi il perché ed è finita a parlare del come. Dunque, grossa discriminante. Il perché lo lasciamo alla psicologia. Perché significa che stiamo andando a indagare i modelli operativi interni della diade genitoriale. E i modelli operativi interni sono dei modelli interiorizzati inconsci. Per modificare quello devi modificare la struttura del sé e servono percorsi di psicoterapia. E colleghi, psicoterapeuti sono bravi a farlo questo. Fanno quello. Noi ci occupiamo del come, non del perché. Una roba che vi ripeterò fino alla nausea. A noi non interessa il perché, a noi interessa il come, perché se noi continuiamo a focalizzarci sul perché, ci parte la vena interpretativa. L'attaccamento, i modelli operativi interni, che sono domande assolutamente lecite, però non ce ne occupiamo noi. E se io semplicemente vi dicessi che questa bambina si è vista 2 o 3 telegiornali con l'attacco a Kiev, come la mettiamo? Perché è successo questo? Ci siamo fatti un valido. Allora, io infatti vorrei proprio questo, essendo che io lavoro all'infanzia, solitamente i bambini quando sviluppano queste idee o è perché hanno visto qualcosa in TV o perché è morto un nonno. Oh. Cioè, è molto concreto, infatti più che altro io sarei andata ad indagare un pochettino anche attraverso i genitori per capire un attimo cosa era successo. E di concreto, ecco, più che andare a fare ipotesi più psicologiche, perché molto spesso, allora, a me è capitato che una bambina mi chiedesse conferma del fatto che anche i bambini muoiono. Lei è venuta e mi ha detto: maestra, anche i bambini muoiono, cioè noi moriamo. E poi ho capito che era stata la maestra, che l'altra maestra aveva parlato appunto di guerra. Quindi solitamente c'è qualcosa di concreto che poi succede nella vita dei bambini che li porta a parlare di morte, per mia esperienza personale, poi magari. Abbiamo 2 motivazioni per cui un bambino parla di morte. O perché ha un contatto diretto, quindi il decesso di un familiare, di un nonno, di un amico, di famiglia, o perché viene lasciato solo davanti alla televisione. Non basta o non serve solo il bombardamento a Kiev o a Mariupol, ma tranquillamente anche un film dove c'è un omicidio, una morte, per un adulto è una cosa, per un bambino è un'altra. Oppure la seconda motivazione, che a me è capitata spessissimo, quando c'è un non detto. La famosa frase adulta, l'escamotage, non è volata in cielo.
se noi questa cosa la caliamo in un cervello in fase di sviluppo che è assolutamente materialistico, non ha nessun senso. Cosa vuol dire non è volata in cielo? Non ha vola, non ha Wonder Woman, non c'è il concetto di mo, c'è un buco qua che va riempito, perché comunque nonna non c'è più, quindi io ho questo buco. Scusi, tra l'altro c'è anche una incoerenza, perché poi magari portano il bambino a seppellire la nonna al cimitero e allora il bambino vede la nonna che va sottoterra e questa contraddizione della nonna volata in cielo. Infatti i bambini che vengono da me mi dicono: maestra, io non ho capito, la nonna dov'è? In cielo o sottoterra? Perché loro fanno un'esperienza, però il genitore gli dice questa cosa assurda del volo dell'angelo, no? E esattamente, li confonde. E non credono più. Quello che succede poi è che il bambino perde fiducia nei confronti dei genitori. Cioè, il fatto che vengono da me a chiedere conferma, secondo me, perché in qualche modo hanno percepito queste incoerenze e quindi cominciano a perdere fiducia in ciò che dice il genitore. Cioè, mette profondamente in crisi la relazione, queste ambivalenze, queste cose contraddittorie. Sì. A me è capitato anni fa un bambino di 5 anni e mezzo che si è rotto una gamba perché si è buttato dal balcone al primo piano, perché nonna è volata in cielo. E quindi se nonna vola in cielo, qui voliamo un po' tutti. Nonna era volata in cielo perché era morta, bontà sua, però c'è stato questo problema pratico. Chiaramente Piaget, Docet, siamo in piena fase materialistica, animistica, egocentrica, quindi le cose vanno assolutamente ponderate. Angela, una mano su da mezz'ora? No, era un errore tecnico. Era quella di prima, scusi. Ok, è rimasta una mano su. Quindi, andiamo un po' a rifare il punto. Dal mio punto di vista, vi do il mio di punto di vista, che non è il punto di vista giusto, è il mio. Se devo osservare il comportamento, la relazione di un bambino, di un neonato tra i 0 e i 6 anni, osservo la relazione con i caregiver. Perché è lì la base, dal mio punto di vista, della problematica. Il bambino in questo periodo è ciò che l'ambiente lo fa essere. Non è ancora in grado di differenziarsi totalmente. Quindi se da me viene questa bimba che ha paura di morire, la prima cosa che mi chiedo è: il nucleo familiare ha avuto dei lutti ultimamente? Nella fattispecie sì. Qua è morto un parente a dicembre. Questa bambina è entrata in contatto con la morte, ha visto qualcosa del genere, perché questa bambina poi mi dice anche: io sento un peso qua. Lei mi dà un riferimento proprio di ansia da adulta, no? Io sento un peso qua, qualcosa che mi schiaccia la cosa. Dove l'ha vista questa cosa? Che un bambino non ti dice una roba del genere, a meno che non sia entrata in contatto. La zia è molto ansiosa. Il padre molto ansioso e quindi li ha visti spesso e volentieri a fare anche questo gesto. L'hanno lasciata sola davanti a una televisione con che andava, perché chiaramente prima di Uomini e Donne, che giustamente tu lo fai vedere a una bambina di 6 anni, c'è il TG. E che TG gli hanno fatto vedere, tra l'altro, il TG5, credo. Sì, quelli che il linguaggio più aggressivo più morti riusciamo a far vedere, più odio sfacciamo, non che gli altri siano meglio, per carità, però quindi il mio punto di vista in fase di osservazione è chiedermi il come, non il perché. Il come questa manifestazione che io vedo impatta sul funzionamento della bambina, perché da lì sì posso fare un discorso che sia educativo, pedagogico. E allora posso fare in training ai genitori, spiegare come funziona il cervello di un bambino e non lavorerò sul minore direttamente, lavorerò prima sul sistema. Quindi prima ho visto i genitori, li ho visti un bel paio di volte. Eventualmente
mentre vedo i genitori, valuto anche se ho la sensazione che ci sia qualcosa nei loro modelli operativi interni che non vadano. In tal caso faccio un invio al volo, che è una cosa che ho fatto. Io incarico la bambina, quindi non mi posso occupare anche dei genitori. Ho inviato, nella fattispecie, uno dei due genitori a fare psicoterapia, perché ha un livello di ansia, di paura assurdo, pazzesco. Cosa è successo a questo genitore? Gli è morta la madre. Di botto. Gli è morta la madre quando era molto giovane, aveva 15 anni. Stavano dormendo, ha sentito il padre urlare, la madre ha avuto un infarto fulminante e quindi la madre, ha questa percezione di questa immagine, di questa situazione, da lì in avanti la sua vita è cambiata. È dovuta diventare la donna di casa, perché ha anche un fratello più piccolo. Chiaro che di questa cosa non ce ne occupiamo noi. Questa roba va metabolizzata, elaborata, vista, rivista. Il problema qual è? Che porzioni di questa modalità vengono proiettate sulla bambina. Alla bambina nessuno ha spiegato che cos'è la morte realmente. È stato detto alla bambina: non ne volate in cielo, la famosa frase, no? Quindi sta bambina, che è anche piuttosto cicciottina, si chiede: ma com'è che le persone volano? Che di base le persone non volano, cioè se le persone volano non è una cosa buona, ok? Funziona così. Se dovessi dirvi come strutturare il tutto, io prima vedo sempre i genitori, poi vedo la bambina con i genitori e poi eventualmente vedo solo la bambina. Di cosa, così rispondo alla domanda di Martina, di cosa ci possiamo accorgere in una scuola dell'infanzia, ad esempio, o in un primo ciclo elementare? Patrizia, lei dove lavora? In che ambito? Non lo ricordo mai. All'infanzia. Ah, infanzia, ok. Lì lo vediamo in maniera macroscopica, come funziona un attaccamento. A parte il periodo di inserimento iniziale, che è normale, che un bambino, sia, come dire, più controllato, più riservato, magari pianga anche qualche volta. Però un attaccamento sicuro qua cosa prevede? Proprio da un punto di vista pratico, vi parlo dell'approccio iniziale. Le prime volte che i genitori portano un bambino alla scuola dell'infanzia, di solito parte una fase di esplorazione dell'ambiente. Ognuno di noi, se entra in un ambiente nuovo, non è che si fionda in mezzo alla stanza e inizia a toccare tutto. Chiaramente entri, anche un adulto, entra in una stanza nuova, rallenta, guarda. Di solito cosa guardiamo? Guardiamo il perimetro, la prima cosa che noi guardiamo tutti quanti per renderci conto di dove siamo. Ok, ti dà la famosa diamoci un'occhiata generale. Se voi lavorate con persone che hanno un disturbo d'ansia, questa cosa la fanno costantemente, ad esempio. Una persona con disturbo d'ansia cosa cerca in un ambiente? L'aria, l'uscita. 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 La via di fuga. Ok. Se avrete o avete o voi stessi avete fatto un attacco, sapete di che cosa sto parlando. Oppure se qualcuno di voi ha problemi con le porte girevoli dei bancomat, ok? Quelle che tu entri e la porta si chiude, tu sei dentro un tubo, poi si riapre, però quella cosa lì, perché ha un disturbo d'ansia, è la morte, cioè veramente ti scoppia il cuore. Bambino fa la stessa cosa. Arrivi in un ambiente, un attaccamento sicuro, cosa vuol dire? Che è un ambiente nuovo, quindi cosa faccio? Controllo l'ambiente e controllo quei due, papà e mamma. Papà e mamma sono tranquilli? Vuol dire che non c'è niente di aggressivo, quindi con un po' di tempo posso anche concedermi di staccarmi e di esplorare. L'attaccamento sicuro prevede che il bambino non è che si gira, saluti a tutti e se ne va. Prevede che inizialmente si stacchi,
esplori, ma torni. Fino a quando? Fino a quando non prende sicurezza, che non c'è niente di aggressivo, che l'ambiente è vidimato dai genitori, e allora lì subentra la routine. Instauro le relazioni. La relazione in questo caso sarà con un altro che vive, adulto, un maestro, una maestra, un altro che sia costante, coerente e continuativo. Cioè, se quel bambino che sta entrando nella scuola dell'infanzia arriva, esplora l'ambiente, e io dopo 3 giorni lo faccio entrare in un altro ambiente, ci sarà una reazione avversa, ovviamente. Ecco perché la continuità è fondamentale, e la coerenza. Bisogna vedere se i genitori sono in condizione di garantire questo a monte. Abbiamo ancora in Italia una difformità da questo punto di vista, difformità per quanto riguarda le figure genitoriali. Di solito chi passa il tempo maggiore con i bambini è la madre. Non è una teoria valida per tutti, però di solito funziona così. Questo anche perché lo Stato incentiva questa routine sbagliata. Mentre la madre può andare in maternità, poco tra l'altro, pochissimo, e questa cosa è, come dire, socialmente accettata, praticamente non capita mai che il padre vada in congedo parentale e la madre continua a lavorare. Non capita mai questa cosa. Guardate che questa è una struttura nostra, perché in Francia sono previsti, non mi ricordo se 2 o 3 anni di congedo parentale, paritario per entrambi, con la madre che non mi ricordo se ha l'80 o al 100% dello stipendio per 3 anni. Il padre ha l'80%, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato non solo ti concede, ti salvaguarda il posto di lavoro, quindi dopo tu torni lì e ce l'hai, ma ti mette anche in condizioni economiche di farlo. Perché da noi ti dicono, lo Stato ti dice, te lo puoi prendere il congedo parentale, l'anno di aspettativa, quello che vuoi, però lo stipendio è zero. Un figlio mangia, un neonato fa fuori 60 euro di pannolino alla settimana, chi ha figli lo sa tranquillamente, sempre che tutto vada come deve andare. Se poi ha qualche intolleranza alimentare, lì sei finito, perché ti partono gli integratori, pappine, varie eventuali, cioè è un costo, un figlio è un costo. Da noi il costo è caricato ancora sulla donna, quasi totalmente sulla donna. Quindi un'altra delle cose che noi osserviamo, ad esempio, è il livello di feeling che ha la diade genitoriale. Siamo partiti a parlare di bambino 0-6 anni, vi sto provando a far vedere che non guardiamo solo quello, guardiamo le figure di supporto con il bambino. Che tipo di relazione hanno i partner? È una relazione complementare, una relazione simmetrica, supportiva? Lui è molto affettuoso ma ha la fobia di rompere il neonato, ok? Oppure lui dorme come un ghiro ed è sempre lei che si deve svegliare per l'allattamento, il biberon o altro. Capita anche questo. Una delle cose che potreste chiedere e valutare è dove dormano, perché questa è una cosa fondamentale. Spesso e volentieri ci si rende conto che quando c'è un neonato, un bambino piccolo, dorme con la madre e il padre dorme in un'altra stanza. Questa è una routine comunissima, a parte che riduce l'attività sessuale, che già magari è limitata a zero, ma poi cambia i ruoli. Ha un impatto questa cosa qui. Il letto, il lettone dei genitori diventa il lettone di mamma e figlia o figlio, e io dormo nel lettino. Cioè, è una dinamica di coppia che va valutata questa. Quantomeno va fatta emergere, bisogna prenderne consapevolezza. Non è detto che i due partner questa cosa l'abbiano concordata. A volte uno dei due la subisce, a volte la subiscono entrambi. Sembra che il neonato diventi il controllo, il perno di tutto il nucleo familiare. Quindi un'altra delle cose che noi possiamo fare è lavorare sul riassetto della diade. Non è che se diventi genitore e poi non hai più un partner,
non è che se diventi genitore non hai più una vita socio-relazionale e sessuale. Devi averla, ma tenendo conto delle mutate condizioni. Questo è un lavoro peda. Qui siamo su un lato peda, totalmente peda. E rimaniamo su questo. Va da sé, lo dico nuovamente, che se vediamo c'è qualcosa che funziona al di fuori della nostra rappresentazione fenomenologica, quindi qualcosa di inconscio, qualcosa di non metabolizzato, qualche evento traumatico, qualche cosa di legata a un MOI, beh, lì se ne occupano i colleghi di area psicologica. Ci servono, come noi serviamo a loro, da questo punto di vista, il lavoro deve essere complementare. Cosa osservereste direttamente nel comportamento o nel modo di relazionarsi del bambino o della bambina? Sì, ma questo ce lo direte dopo la pausa, perché io voglio un caffè. Cosa ne dite? Caffè? Ok, nel frattempo che vi bevete un caffè pensate a questa cosa. Ok, ci vediamo tra... Quanti minuti vi servono? 10? 10 minuti? Ok, ci vediamo tra 10 minuti. Buon caffè a tutti. Interrompo la registrazione.